Riprendo la spiegazione del canto 24esimo del Purgatorio dal verso 82. Qui a parlare è ancora Aforese che a Dante, che ha espresso preoccupazioni e critiche anche nei confronti della città di Firenze, dice di stare tranquillo perché è prossima la punizione di colui che è il principale responsabile della rovina di Firenze. Il riferimento è proprio a suo fratello Corso Donati, del quale Forese parla in questi termini: Orva, che quei che è più una colpa veggia coda ad una bestia tratto, inver la valle ove mai non si scolpa. E vi dicevo nel video precedente che con questa perifrasi si indica l'inferno, la valle ove mai non si scolpa. E quando si allude a questa bestia, che effettivamente nel racconto di Forese, cioè nell'immaginario dantesco, è una sorta di bestia infernale, è un riferimento ad un fatto di cronaca che viene raccontato in merito appunto alla morte di Corso. Innanzitutto Corso era il principale esponente del partito dei Guelfi Neri e il sostegno di Bonifacio VIII quando Carlo di Valois entrò a Firenze con la motivazione ufficiale di portare pace tra bianchi e neri, tra le due opposte fazioni, ma in realtà con lo scopo reale e poi appunto realizzato e perseguito di portare i neri a prevalere. E di conseguenza poi esiliare gli avversari politici, tra cui Dante stesso. Quindi, in effetti, le cronache dicono che Carlo di Valois nel 1308 fu proclamato traditore e fu condannato in quanto tale, quindi fuggì da Firenze, ma fu inseguito, raggiunto e imprigionato. E nel riportarlo a Firenze, pare che cadde da cavallo e fu a questo punto ucciso da alcuni mercenari della signoria. È proprio l'elemento del cavallo che viene ripreso e in qualche modo trasfigurato da Dante, immaginando che questa bestia infernale abbia trascinato Corso all'inferno. In questa immaginazione, in questa scena immaginata, probabilmente ha fatto presa su Dante anche il dato che raccontato insomma dalle cronache comunali del tempo, riportato voglio dire dalle cronache del tempo, secondo cui i traditori, appunto in base a statuti comunali, erano puniti proprio legandoli ad un cavallo che veniva poi esortato alla corsa. Quindi Dante poi prosegue insieme a Forese, che ha completato così la sua profezia, che è poi la seconda, se si aggiunge la seconda del canto, se si aggiunge quella di Buonaggiunta relativa a Gentutti, che ospiterà a Lucca appunto Dante. Quindi dicevo, proseguono, ma a un certo punto si separano, i due amici si separano, infatti al verso 91 Forese dice: tu ti rimani ormai, che il tempo è caro in questo regno, sicch'io perdo troppo, venendo te così a paro a paro. E qui vedete c'è il solito motivo del tempo, definito caro perché in effetti è considerato molto prezioso in questa cantica, ne abbiamo parlato spesso nelle precedenti lezioni, proprio perché le anime che qui si purificano sperano di poter abbreviare il tempo di purificazione, il tempo di soggiorno nel purgatorio e poter salire alla contemplazione eterna della grazia divina. E poi con una similitudine, qual esce alcuna volta di galoppo lo cavalier di schiera che cavalchi e va per farsi onor del primo intoppo, tal si partì con noi con maggior valchi. Viene raccontato appunto l'allontanarsi di Forese, paragonato ad un cavaliere che ha ansia, insomma, di battersi per avere, ricavarne onore. E allontanatosi quindi Forese, Dante resta con quelli che qui al verso 99 vengono definiti i marescalchi, marescalchi, cioè i suoi maestri, maestri in senso di esempi di saggezza, di grandezza morale, interiore, oltre che di sapienza appunto letteraria, che sono Virgilio e Stazio. A questo punto invece i tre si imbattono nell'albero della temperanza,
che viene descritto, viene indicato come pulmo con una sineddoche al verso 104, e viene descritto con rami gravidi e vivaci. Sentite anche l'allitterazione della lettera V che intensifica il senso di pesantezza e di ricchezza di questo albero. Presso il quale si trovano poi le anime dei golosi, che ancora una volta qui vengono descritte come anime che cercano appunto di raggiungere questo oggetto del loro desiderio, della loro fame, della loro sete, che è l'albero, ma non riescono. E anzi, qui proprio rispetto al canto precedente, la descrizione è molto simile proprio al supplizio di Tantalo, di cui già vi ho parlato nella mia scorsa lezione, e pregano, il pregato non risponde. Questa similitudine che adesso vi leggo trova un precedente nella Summa di Tommaso, ma anche ancora prima in Aristotele, secondo cui il peccato di gola è assimilabile quasi a un tratto infantile delle persone, cioè è un peccato che ha un che di infantile. Infatti, il paragone è con bambini bramosi, lo leggo, quasi bramosi, fantolini e vani che pregano. Il pregato non risponde, ma per fare esser ben la voglia acuta, tiene alto lor disio e non nasconde. È molto carina questa similitudine perché vi fa immaginare appunto dei bambini che desiderano qualcosa e magari l'adulto del momento non glielo vuole dare e quasi a inasprirli ulteriormente, a irritarli, allontana l'oggetto del desiderio, glielo tiene lontano. Comunque poi Dante, Virgilio e Stazio si allontanano da questo albero, del quale voglio aggiungere ancora questa cosa, al verso 115 e dal verso 115 al verso 17 si dice, 117, si dice che è un albero che in qualche modo deriva dall'albero della sapienza, quello dal quale Eva trasse il pomo, il frutto appunto che morse. In effetti è anche un discorso che ho fatto in precedenza. Questo albero è in qualche modo figlio dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché anche di quella non si è mai sazi. E poi successivamente vengono presentati degli esempi, uno di tipo mitologico e uno di tipo biblico. Esempi di golosità punita. Per quanto riguarda l'esempio mitologico, si parla dei centauri che peccarono di gola anche loro e tentarono di usare violenza ad alcune donne dopo aver bevuto e mangiato in maniera smodata. L'altro esempio, quello biblico di cui vi parlavo, è rappresentato dagli ebrei. Che soldati ebrei che prima di una battaglia bevvero molto vino e insomma in qualche modo si ubriacarono. Il riferimento di questi due esempi, riferirsi a questi due esempi, è poi riportato, cioè questi esempi vengono in qualche modo raccontati dall'angelo della temperanza, anche se non viene detto subito, non viene svelata l'identità di questa voce, dell'angelo appunto a cui appartiene questa voce, che continua, anzi rivolgendosi direttamente a Dante, Stazio e Virgilio dicendo che andate pensando, sì, voi sol tre, e Dante si scuote da questo, dal suo quasi torpore, in seguito a questa voce, a questa domanda, rivolgendo lo sguardo dove ha sentito provenire la voce, a questo punto vede una luminosità fortissima. Che con una similitudine iperbolica dice: non si videro mai in fornace vetri o metalli sì lucenti e rossi, cioè non si vide mai in una fornace un fuoco più incandescente e più luminoso, come io vidi invece questo angelo che ci parlava. E ricorda un po' le descrizioni che troveremo nel paradiso, dove il tema sarà principalmente sarà l'ineffabilità, cioè la difficoltà proprio di usare parole.
di trovare, reperire parole in quelle esistenti adatte a descrivere certi splendori, certe luminosità altissime, fortissime. E quindi dopo aver detto di essere rimasto quasi accecato da questa vista, da questa luminosità, Dante si volse ai suoi dottori, quindi a Virgilio e Stazio, comon che va, secondo che egli ascolta. Al verso 144 Dante dice di non riuscire più a vedere nulla, quindi seguiva i maestri come fa chi si basa solo sulla voce, non sulla visibilità, appunto, sulla capacità visiva. E ancora un'altra similitudine, ci apprestiamo, insomma, ci avviciniamo alla conclusione del canto, al verso 145. E quale annunziatrice degli albori, l'aura di maggio muove sievolezza, tutta impregnata dall'erba e da fiori, tal mi sentì un vento dar per mezza la fronte, e ben sentì muover la piuma che fe sentir d'ambrosia l'orezza. Paragona qui Dante all'aria del primaverile piacevole del mese di maggio, quel venticello che a un certo punto sentì colpirgli la fronte e che sì, era stato prodotto dal muoversi delle ali dell'angelo della temperanza, che in pratica sta per cancellargli appunto la P dalla fronte. E gli ultimi versi sono la parafrasi di una beatitudine evangelica, quella che recita così: Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Qui tutto questo si traduce in queste parole: Beati cui alluma tanto di grazia, che l'amor del gusto nel petto lor troppo disir non fuma, esuriendo sempre quanto è giusto. Beati coloro che sono illuminati da tanta grazia, che il piacere della gola non accende nei loro petti un desiderio eccessivo, perché hanno sempre fame in maniera giusta. Secondo alcuni, così deve interpretarsi questo quanto è giusto, cioè in maniera non eccessiva, oppure semplicemente è un riferimento all'amore per la giustizia, hanno fame di giustizia. Notate anche il latinismo, esuriendo. E qui, diciamo, si chiude questo canto che va necessariamente commentato e spiegato in maniera unita con il precedente, quindi come prosecuzione appunto del canto 23.